Torniamo in studio per parlare di incidenti domestici. La casa viene considerata il luogo più sicuro, eppure spesso non lo è. Impianti non a norma, disattenzione nell'uso del gas o dell'elettricità sono tutte possibili cause di incidenti, anche mortali. Come fare allora per evitarli? Sentiamo Carlo Tatambellic. La prima causa di morte dei bambini da 0 a 4 anni è dovuta agli incidenti domestici. E questo è il dato più evidente e meno conosciuto che emerge nell'ultimo rapporto dell'ISPELS, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro sugli incidenti domestici. Ogni anno, secondo le stime, in Italia ci sono circa 4 milioni e mezzo di incidenti domestici, di cui 8 mila mortali. Il 40% delle lesioni è costituito dalle contusioni. Ci sono poi le fratture, 23%, e le ustioni, 7%. La parte del corpo maggiormente colpita è la mano, 24%, seguita dalla testa, 20%, e dagli arti inferiori, 14%. Il luogo meno sicuro? La cucina. Attenzione quindi alle fiamme alte dei fornelli e alle prese elettriche scoperte. Il sito dell'INAIL offre importanti suggerimenti, come ad esempio quelli riguardanti il gas. Se gli apparecchi sono usurati o installati male, possono provocare fughe di gas o di ossido di carbonio, tossico e qualche volta letale. Quindi è importante non solo stare attenti a chiudere il gas quando non si usa, ma soprattutto far controllare annualmente la caldaia. Se ci sono bambini in casa, poi, tenete sotto chiave i farmaci, coprite le prese elettriche, fate attenzione agli elettrodomestici, ai fili e agli oggetti che scottano, come ad esempio il ferro da stiro o il tostapane. E per quanto riguarda i giocattoli, acquistate solo quelli certificati CE. Dal 1999 l'Italia ha riconosciuto, con l'introduzione della tutela degli infortuni domestici, il valore sociale del lavoro prestato in casa per la cura della famiglia. Dal marzo 2001 le casalinghe sono obbligate ad assicurarsi contro gli infortuni domestici. Attualmente sono circa 2.800.000 le persone iscritte all'INAIL con questa qualifica e tra loro figurano anche molti uomini. Gli strumenti giuridici dunque ci sono. Occorre ora, come suggerisce Maria Rosaria Di Summa, del Fondo Speciale per l'Assicurazione Infortuni dell'INAIL, puntare maggiormente sull'informazione e sulla prevenzione. Ma per saperne di più sulle leggi, sui tempi e i modi di pagamento dell'assicurazione, basta collegarsi al sito dell'istituto www.inail.it. I governi che si sono alternati, lo stesso Parlamento, ha sottovalutato il valore di un'abitazione sicura come bene per i cittadini. Grecia e Italia, in parte anche la Spagna, sono le nazioni dove non c'è stata cura del rinnovamento del parco abitativo. Infine, attenzione agli impianti a gas o elettrici. In Italia ben 12 milioni di abitazioni hanno impianti non a norma e la maggior parte degli italiani non è consapevole. Eppure, la cattiva manutenzione degli impianti provoca ogni anno oltre 45.000 incidenti, molti dei quali mortali.